In Abruzzo c'è una sanità che ci viene raccontata a parole da chi governa e una sanità che i cittadini vivono ogni giorno sulla propria pelle. Sono narrazioni molto diverse, ma una sola corrisponde alla realtà che tutti vediamo ogni giorno, una realtà fatta di disservizi e mancanze che ricadono sempre sui cittadini. Con queste parole il vicepresidente del Consiglio regionale e candidato sindaco civico per il comune di Pescara, Domenico Pettinari, attacca il governo di centrodestra chiedendo le dimissioni del governatore Marsilio e dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, sottolineando il pessimo stato di salute del servizio sanitario pubblico che afferisce alla ASL di Pescara. Credo che ci sia un'emergenza attiva di pronto soccorso in Abruzzo e nello specifico quelli di Pescara. Giovedì in Consiglio regionale io ho gridato contro il presidente, l'assessore regionale della sanità, facendo questa proposta. Abbiamo un'emergenza attiva che impatta sulla carne viva delle persone e sulla salute delle persone. Interrompiamo ogni tipo di intervento e lavoro di Regione Abruzzo e focalizziamoci solo ed esclusivamente sul caos dei nostri ospedali e del pronto soccorso e nello specifico del pronto soccorso di Pescara. Quando risolvete questa emergenza, riapriamo tutte le altre attività di Regione Abruzzo, come ai tempi del Covid. Non mi hanno risposto, si sono voltati dall'altra parte. Diciamo tutto, il pronto soccorso di Pescara abbiamo attese fino a 4, 5, 6, 7 giorni di attesa, perché quando i pazienti entrano con carenza di personale, problemi serissimi, e il povero personale chiama i reparti non hanno i posti letto, quindi rimane il paziente parcheggiato per giorni e giorni interi. In pronto soccorso si creano dei veri e propri reparti accorpati e con barelle ammassate dappertutto. Il personale stressato non ce la fa più. E altra concausa di questo problema qual è? Ospedali minori depotenziati gravemente e colpevolmente. Penne e Popoli sono stati depotenziati, quindi tutto ciò che veniva servito da Penne e Popoli entra ad imbuto nel pronto soccorso di Pescara, che registra 90.000 accessi annuo. Altra concausa della medicina territoriale completamente declassata e depotenziata. I codici bianchi, i codici verdi in altre regioni sono gestite dalla medicina territoriale, quindi guardie mediche e distretti sanitari di base. Qui i distretti sanitari sono stati depotenziati e declassate anche le guardie mediche, quindi codici bianchi e verdi entrano all'interno del pronto soccorso e ingolfano l'intera macchina del sistema. Ecco, tutto questo produce effetti negativi e nefasti anche sulla vita delle persone. O si corre subito ai ripari, altrimenti sarà veramente il caos. Ospedali di Penne e Popoli devono essere potenziati, nel pronto soccorso di Pescara devono essere assunti almeno altri 7 medici, infermieri, operatori sociosanitari. Dobbiamo aumentare i posti letto nei reparti. Basterebbe fare queste cose per risolvere il 70% dei problemi, ma purtroppo il centrodestra che governa oggi, in continuità col centro-sinistra che governava ieri, sono due facce della stessa medaglia e hanno solo fatto errori madornali sul governo della sanità in Abruzzo.